Ciao, sono il dottor Max. In questo video ti spiego cosa causa l'eruzione vulcanica della pelle. L'eruzione vulcanica della pelle è una condizione dermatologica che causa la comparsa di piccole vescicole o pustule sulla superficie della pelle, spesso accompagnate da prurito, bruciore o dolore. Questa condizione può essere causata da diverse cause, tra cui reazioni allergiche o irritazioni cutanee. L'esposizione a sostanze chimiche irritanti, come detergenti, prodotti per la cura della pelle o piante velenose come l'Aeracleum mantegazzianum o Giglio di Sant'Antonio, può scatenare un'eruzione vulcanica sulla pelle. Infezioni cutanee. Infezioni batteriche, virali o fungine della pelle possono causare eruzioni cutanee, spesso associate a vescicole o pustole. Dermatite da contatto. La dermatite da contatto è una reazione allergica o irritante alla pelle causata dall'esposizione a sostanze come metalli, profumi, lattice o altre sostanze chimiche. Questa condizione può causare eruzioni cutanee e vescicole. Herpes zoster, fuoco di Sant'Antonio. Questa infezione virale è causata dal virus della varicella zoster, lo stesso virus responsabile della varicella. Dopo una precedente infezione da varicella, il virus può rimanere nel corpo e riattivarsi in età adulta, causando un'eruzione cutanea dolorosa nota come herpes zoster. Questa eruzione può apparire come vescicole raggruppate lungo una singola linea di nervo. Malattie della pelle autoimmuni. Alcune malattie autoimmuni, come il pemfigo o il pemfigoide bolloso, possono causare bolle o vescicole sulla pelle. Reazioni farmacologiche. Alcuni farmaci possono causare reazioni cutanee, comprese eruzioni bollose o vescicolari. Queste reazioni possono essere gravi e richiedono un'attenzione medica immediata. Scottature solari. Le scottature solari gravi possono causare vescicole o bolle sulla pelle, in particolare nelle zone colpite dal sole in modo eccessivo. Condizioni dermatologiche specifiche. Alcune condizioni dermatologiche, come l'eczema bolloso, il pemfigo foliaceo o il pemfigoide cicatriziale, sono caratterizzate da bolle o vescicole sulla pelle. La diagnosi e la gestione delle eruzioni cutanee e vulcaniche dipendono dalla causa sottostante. In molti casi, potrebbe essere necessario consultare un dermatologo o un medico per una valutazione e un trattamento appropriato. Evitare il grattamento delle eruzioni cutanee è importante per prevenire infezioni o ulteriori irritazioni, e l'applicazione di creme o lozioni calmanti può fornire sollievo temporaneo dal prurito e dal disagio. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero di esserti stato utile, iscriviti al canale e metti un mi piace a questo video, che puoi commentare, raccontando le tue esperienze, offrendo un servizio utile, alla comunità. Buon proseguimento, ci vediamo alla prossima domanda esaminata.